Non parole ma proposte operative è la linea dell'arcivescovo di Taranto Monsignor Filippo Santoro rispetto ai nodi di ambiente e salute avanzata nel convegno dell'Università LUMSA con i ministri Orlando e Lorenzin. Un pragmatismo, quello manifestato da Santoro, apprezzato da tutti, degno della migliore Realpolitik. Tre in sostanza le proposte avanzate dall'arcivescovo: la richiesta di applicazione rigorosa delle prescrizioni AIA e uno stop ai ritardi finora accumulati, e poi ancora una rete virtuosa di laboratori per diagnosi precoci nelle zone geografiche esposte a rischi e su fasce di età particolarmente sensibili. Fatto possibile questo ricorrendo, ha detto Santoro, ad una rete di presidi sanitari locali e con esenzione totale del ticket per le indagini diagnostiche. Infine l'istituzione di un fronte pro Taranto. Poi il vescovo, che non si sottrae alle domande, risponde in merito ai coinvolgimenti passati dell'Ilva con la curia tarantina e a chi chiede se oggi non si debba chiedere scusa, risponde. Sapete bene, sai bene che le scuse, il peccato è debito di chi lo fa, quindi io non posso chiedere scusa di cose di altri. Una cosa sola è certa ed è sicura: che io mi sto muovendo in un'altra direzione, nella direzione del dialogo, nella direzione di permettere gli incontri, tanto l'invito degli ambientalisti oggi. Evidentemente, stando in Brasile, nemmeno potevo seguire la cosa. Poi sulla presenza di un indagato nella curia. L'indagato, per quello che ne so io, è sereno nel suo cammino, ma le indicazioni date dal mio primo momento sino ad oggi, sino a questo convegno, indicano un altro passo e un'altra direzione. E quello che io voglio è proprio quella capacità di dialogo con tutti, quella difesa strenua della vita in primo luogo. Infine, sull'assenza di Vendola, del sindaco Ipazio Stefano, del direttore di ARPA Puglia Giorgio Assennato, tutti invitati e indagati nello scandalo Ilva, il vescovo risponde che si è trattato di scelte personali. Ho calorosamente invitato il presidente della regione Puglia, per cui non è che... quindi non mi posso, e poi mettere nei panni loro, come anche del nostro sindaco, quindi sono evidentemente delle mancanze, avranno le loro ragioni, come ho detto, la libertà in primo luogo.